Bene ragazzi, buongiorno, siamo qui oggi con un nuovo video. Come avevo detto nell'altro filmato, andremo a montare 25 collettore 26x30 storto Malossi e VL13. Però chiaramente mi sono reso conto, sto invecchiando, mi sono reso conto che il 25 che avevo comprato chiaramente non aveva i servizi perché era destinato allo zip per un futuro in cui magari lo avrei rimesso pseudo originale. Quindi dovrò metterci servizi. Penso che, o meglio, almeno quello dell'olio, penso comunque che metterò il rubinetto a caduta libera. Adesso devo guardare se, che cosa ho nel magazzino, in caso dovrò procurarmi tutto ciò che mi servirà. Sicuramente un ugello ce l'ho già di quelli pulini da mettere qua sopra. In caso dovrò acquistarlo, però vabbè, insomma, dovrei avercelo. E poi andrò a montare l'SM04 in modo che sarà più aperto. Di questo devo vedere, secondo me il paracalore dovrebbe essere compatibile. Andrò a montarci il convogliatore, il coperchio volano nuovo perché qua l'avevano limato. Quindi adesso oggi smonto un po' le carene, mi porto un po' avanti con i lavori perché purtroppo il tempo è sempre poco. Quindi devo fare quello che riesco. La cosa bella è che lo skipper, quasi come lo zip, è ancora fatto con la concessione della praticità. Qua hanno sbrodolato inesorabilmente l'olio, adesso andiamo a pulire. Quindi tutte le cose sono accessibili, si smonta senza problemi, non ci sono delle cose astratte, delle cose strane. Questa è un'ottima cosa perché non si va ad impazzire inutilmente. Ok, smontato la marmitta, guardate che belle che erano le viti. Adesso andiamo a togliere il gomito, ma quei simpaticoni della Piaggio hanno messo quella slitta maledetta schifosa con quel tampone e non ci si arriva a smontare il dado se non con la chiave classica da sopra, quindi gran porcheria. Adesso andiamo a tirare giù anche questo, poi oggi vado in magazzino e prendo la SM04. Questo ce l'ho già qui, quindi adesso lo vado a cambiare subito, il super convogliatore, così lo mettiamo più bello. Eccolo lì il malossone, bello bello carico. Andiamo a metterci questo adesso. Se riesco col compressore che ho la macchina dentro, per una pulitina. Ok, perfetto. Ho messo a posto anche il gommino che c'era qui perché l'avevano montato a caso, era fuori, non era in sede. E adesso proviamo a smontare il gomito, il collettore di scarico e poi vado a smontare, inizio a smontare anche il filtro dell'aria così guardo che spugna montava, vediamo un po' cosa hanno combinato. Allora la spugna era originale, perlomeno l'hanno messa nuova. Adesso sfiliamo, chiaramente io andrò a mettere una spugna molto più porosa per avere una migliore aspirazione. Ok, perfetto. Lamella in carbonio dovrebbe essere, no, non sono le malosce perché mi pare siano bianche quelle che danno qua 172. Comunque vabbè, pacco originale. E il suo collettore originale, bello crepato come vuole la tradizione. Noi non andremo a montare l'inserto perché il collettore di aspirazione storto è con sezione rettangolare, quindi mettere l'inserto non avrebbe senso. Voilà. Ok. Ok, ci sta. L'unica cosa, mi servirà anche una curva e l'aria a funghetto oppure con la levetta perché non voglio metterci quella col cavo.